In questi giorni abbiamo avuto delle difficoltà di comunicazione con la ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio. Abbiamo visto che i nostri operatori hanno questo tipo di difficoltà perché non gli vengono pagati gli stipendi. Noi in grosse linee come ente siamo nella regolarità sia amministrativa che contabile per i pagamenti che riguardano le mensilità verso la ditta. Non abbiamo più volte sollecitato la ditta, oggi ulteriormente la solleciteremo per iscritto affinché paghino gli stipendi agli operatori. Tutto questo sicuramente non dà quella giusta risposta a un territorio che invece l'ha avuta da parte di operatori che magari in ritardo con gli stipendi continuano a lavorare per far sì che il servizio abbia quella rispondenza necessaria nel territorio. Oggi al Comune la nostra presenza è dedotta che è ancora da venerdì non riceviamo nessun tipo di risposta dall'azienda. Perciò, visto che la stazione appaltante ha l'obbligo di vigilare sull'azienda, per quanto riguarda il capitolato di gare, che lo trovate tutti sul sito online del Comune, eravamo venuti a domandare al sindaco se stavano effettuando l'iter previsto da loro. In effetti, come la dichiarazione è fatta, si sta muovendo la stazione appaltante nei confronti di sapere qualcosa, qual è la motivazione, visto che sono in regola, come dice il sindaco, con i pagamenti. Noi purtroppo, come ben vede, siamo da 20 mesi in una situazione allucinante, perché su 20 mesi, 18 mesi, stiamo ricevendo lo stipendio dopo manifestazioni, dopo viaggi al comune, cosa che noi, cioè, sinceramente è troppo umiliante nei nostri confronti. Perché con tutto che noi facciamo assemblee, il paese lo teniamo sempre in ordine e pulito. Abbiamo sempre ottemperato al nostro servizio e mai qualche volta abbiamo fatto pagare i nostri problemi ai cittadini che non meritano e non c'entrano nulla in questa situazione.